sono molte le danze al mondo che identificano un luogo geografico così preciso come la danza Le Gong. Essa è legata in modo indissolubile all'isola di Bali, dove questa danza raggiunge la sua massima espressione artistica. Le movenze armoniche e sensuali delle danzatrici balinesi ci riportano immediatamente alle immagini tropicali della più famosa isola indonesiana, Bali, piccola enclave induista dalla natura esuberante. Come tutte le forme d'arte, anche la danza Le Gong racconta una storia. La differenza sostanziale risiede nel modo in cui questa storia viene raccontata e come raggiunge lo spettatore. Il corpo non viene utilizzato in modo convenzionale, seguendo regole estetiche o emozionali, ma viene frammentato nelle sue varie componenti anatomiche per poi essere usate singolarmente o in coppia. La danza Le Gong si sviluppa attraverso un vero e proprio lessico corporale, un grande libro che viene letto pagina dopo pagina in un ordine definito e immutato da secoli. Parole o frasi sono trasmesse agli iniziati con un fremito delle dita, un arcuarsi dei piedi, una torsione del dorso o nel movimento repentino degli occhi, che perdono così la loro valenza espressiva per assumere un'originalissima simbologia fonetica sconosciuta in altri luoghi del pianeta. Ogni parte del corpo si muove autonomamente in una sequenza temporale ben distinta, ma sempre in perfetta armonia con l'insieme, che acquista così una leggerezza ed un'eleganza senza uguali, il tutto sulle note metalliche e martellanti dell'orchestra gamelan. Le danzatrici, intrecciandosi nel dualismo degli opposti, si uniscono nell'abbraccio del bianco e del nero, l'eterna lotta del bene e del male per raccontare le vicende del dio Rama o di Ravana, gli amori e le disgrazie alla corte degli antichi sovrani di Bali. Fin da bambine, le danzatrici Le Gong si sottopongono ad un durissimo percorso didattico, per poter raggiungere la perfezione non solo formale, ma anche spirituale. Ogni piccolo movimento delle dita, ogni battere di ciglia, sottintende una parola o una frase, componendo così la trama della storia, della quale noi possiamo solo comprendere il senso generale. Tutto il resto è oscuro. Improvvisamente, così come sono apparse, le danzatrici svaniscono nella luce profumata e senza tempo di Bali.